Due gemelli in tempo di guerra danno nell'occhio, ha detto nostro padre. Arriviamo dalla grande città. Abbiamo viaggiato tutta la notte. Nostra madre ha gli occhi rossi. Camminiamo a lungo. Agota Christophe scrive questo romanzo che è composto da tre libri tra l'86 e il 91 e appare in traduzione italiana alla fine degli anni 90. Io allora sono, diciamo, una 26-27enne che prende il romanzo e se ne innamora come moltissime persone della mia generazione. Di tanto in tanto pensando che sarebbe stato molto bello portarlo in teatro, sia per la lingua, perché ha una lingua molto secca che mi aveva sempre colpito, sia per il tema, la fiaba, l'infanzia. Nostra madre ha gli occhi rossi. Camminiamo a lungo. La casa di nonna è lontana dalla stazione, all'altro capo della piccola città. Tradurre un romanzo a teatro è una delle cose che noi amiamo più fare. Quando parti da un'opera letteraria, da un romanzo, c'è questo fenomeno magico, che è tipico del teatro, che è l'incarnazione. Qualche cosa che diventa corpo, che si trasforma. Cos'è questa città di K? Esiste, e Köseg è ai confini dell'Austria, e visitarla veramente ti dischiude un qualche cosa di incredibile, perché c'è una corrispondenza nel suo racconto che ti fa capire che questo veramente è un viaggio struggente nel ricordo di qualcosa, di una sradicata, di una persona che pensa alla sua patria tutto il tempo nella lontananza. Voglio solo che i miei bambini sopravvivano. La grande città è bombardata. Di giorno e di notte. Potevi mandarli da un estraneo. Ma sono i vostri nipoti. Non li conosco. Quanti sono? Due. Per quel che riguarda proprio la messa in scena, la prima cosa di cui sono partito è proprio la soggettiva del lettore. Cioè, nel senso che il lettore, secondo me, di fronte a questi libri, si trova come davanti a tante porte. E mi ricorreva un'immagine che era quella di un'installazione di un'architetta che si chiama Lina Bobardi, dove i quadri di varie epoche coesistono in uno solo spazio. Il visitatore di questo museo è lui che, a seconda della sua affettività, di un moto affettivo, un moto emotivo, viene attirato da un'opera o un'altra. Questa visione mi ha fatto subito pensare al grande quaderno. Questo spazio, ogni schermo sarà come un quadro che ci presenta il singolo personaggio. Se ne vuoi andare, che guarda che cosa mi hanno fatto, mi hanno torturato, mi hanno strappato tutte le unghie, e quindi voglio passare la frontiera. Lui ti dice: ah, volete passare la frontiera? Va bene, vi accompagneremo noi. Secondo me potresti appoggiare prima il vassoio, sì, un po' più in qua, e poi tirare di giù, poi qui, tiri giù il piatto, li tiri tutto fuori. Il primo atto è la soggettiva di Agota, sono i suoi pensieri che si materializzano. Secondo me la cosa interessante di Agota Christophe è che ha una visione veramente, come dice Lina Bobardi, del tempo che non è occidentale. Ci sono tanti tempi compresenti sempre, non c'è la linearità, siamo da un'altra parte e forse l'umano è da un'altra parte, non è in quella linearità che ha a che fare con altri discorsi. Togli le mani dalla testa e guarda e basta. Nostro padre è al fronte e nostra madre è nella grande città. Abitiamo da nostra nonna e anche lei non ha soldi. Nostra madre ha detto: appartengono uno all'altro. Nel giardino di nonna c'è l'orto con molte verdure e alberi da frutto. I gemelli si guardano, poi iniziano a poco a lavorare. Fanno la legna, prendono dei secchi per innaffiare l'orto, per nutrire gli animali, eccetera. Noi non sappiamo nemmeno perché. I colpi fanno male. Abbiamo deciso di irrobustire il nostro corpo per poter sopportare il dolore senza piangere. Guardate che il cibo non è gratis, nemmeno qui. La gente la chiama la strega, noi la chiamiamo nonna. Lei ci chiama figli di cagna. Bisogna saperla raccontare, la vecchiaia. E i vecchi, no, come i giovani, come tutte le persone, non sono tutti uguali. E al contempo ogni persona, indipendentemente dall'età che ha sempre due opposti, tre, quattro, cinque. È giovane, è vecchio, è bambino, è anziano, è cattivo ed è buono, è aspro. Quello che io volevo raccontare
è stato il senso di gioco che questa signora, che questa vecchia, ha con se stessa, con la vita, con gli oggetti, al punto tale che quelle che vengono lette come cattiverie, in realtà è un senso di gioco che lei mette in atto. Da persona beffata, in qualche modo si beffa degli altri, li mette alla prova. E di fronte all'infanzia lei non risparmia questi bambini in un primo momento, ma a modo suo è capace di grandi generosità, tanto che chiede a un bambino: fammi morire. È un atto crudele, forte, ma anche un segno di fiducia. Lei, quando le dicevano: ma tu perché scrivi cose così atroci? Lei rispondeva: ma la vita è molto peggio, intanto, è sempre peggio, è sempre più violenta di quello che può dire fare l'arte. E poi diceva un'altra cosa fondamentale, diceva: io ho vissuto tante atrocità, l'esilio, la perdita delle mie origini, la lingua straniera matrigna che uccideva il mio immaginario proprio originario, e non sarei mai sopravvissuta senza la scrittura. Io in scena sono tre diverse figure, le chiamo figure perché la prima figura è Agota Christoph, quindi più che un personaggio è appunto l'autrice e una persona realmente esistita. Agota io la sento molto vicino in questo, come se le cose più intime possano essere messe solo in scrittura, e anche la sua pazienza mi conquista, cioè il fatto che questa donna abbia attraversato la frontiera con una bambina al collo, che sia andata in un paese straniero, abbia iniziato a lavorare come operaia in una fabbrica di orologi, e tutto il suo lavoro sia stato fondamentalmente dissociare la mente da quello che faceva con le mani, cioè scrivere un libro con la testa, proprio facendo un lavoro che non le interessava. Per decidere se è bene o non bene abbiamo una regola molto semplice: il tema deve essere vero. Dobbiamo descrivere ciò che vediamo, ciò che sentiamo, ciò che facciamo. Ad esempio, è proibito scrivere «la piccola città è bella», perché la piccola città può essere bella per noi e brutta per qualcun altro. Scriveremo «noi mangiamo molte noci e non amiamo le noci», perché il verbo «amare» non è un verbo sicuro. Manca di precisione, di obiettività. Amare le noci, amare nostra madre. Non può voler dire la stessa cosa. Proprio la descrizione che i gemelli fanno delle loro regole sul grande quaderno, secondo me, sono una spia della modalità in cui Agota usa la lingua. Poi, di fatto, la vicenda, lei lo dice, è disseminata di menzogne, perché io volevo scrivere di me e non sono riuscita a scrivere davvero di me. Ho dovuto usare delle figure, delle altre figure, per raccontare poi la mia storia. Quello che viene fatto a livello registico, che faccio io, è il lavoro quasi da composizione musicale. Cioè, io quando devo lavorare per la partitura di quello che avviene in scena, è come se mi trovassi davanti a uno spartito e devo iniziare a mettere tutte le note. Esiste un libretto con tutti i personaggi ritmici o personaggi melodici, io metto tutto sullo stesso piano, che sia la luce, che sia un movimento scenico. Vogliamo che lo spettatore crei la sua prospettiva. Noi vogliamo andare al Teatro Studio Melato perché questo spazio è uno spazio unico e ogni spettatore ha una visione completamente diversa. Thank you.
Carogna! Assassino! Miserabile! Accattone! Non fa male, non fa male. Non fa male. Non fa male. Non fa male. Nel giro di poco tempo non sentiamo più nulla. È qualcun altro che ha male. È qualcun altro che si brucia, che si taglia, che soffre. Se no lo facciamo partire al completo prima. Facciamolo partire ai passanti solo. I passanti sono. Ecco, questo tipo di movimento che sta scendendo per adesso, per esempio così, per me è fantastico. Volete attraversare la frontiera? Sì. Voi che vivete qui dovete conoscere, sapere. La frontiera è invalicabile. La prima difficoltà è arrivare al reticolato senza essere visti da una torretta di guardia. Ma è fattibile. Noi conosciamo gli orari delle pattuglie e sappiamo dove sono le torrette. Il terreno tra le due barriere della frontiera, però, è minato. Il secondo atto, invece, c'è un passaggio di testimone. Lo sguardo, l'occhio, non è più quello di Agota, diventa quello di Lucas. E quindi noi guardiamo e ascoltiamo, sarà molto importante l'ascolto, tramite la soggettiva di Lucas. Andiamo nei vari luoghi tramite lui. Lucas nel secondo tempo è un contadino violento. È un'incarnazione Lucas, non è un personaggio, è un'incarnazione dei fantasmi di Agota Christoph. C'è un rapporto con la scrittura immediato, poi chiaramente il regista corregge, però in prima istanza è un rapporto con le scritture per me che crea il corpo. Non ho mai lasciato la città di K da quando mia madre mi ci ha portato. Appartenenza politica? Ah, questo lo cancelli. E cosa vuole che scriva sotto apprezzamenti delle autorità? Scemo, ho avuto un trauma da bambino. Disturbi psichici cronici. Peter è un personaggio molto particolare, molto sottile, come lo definisco io. Non ha mai. È un funzionario politico e quindi ha un suo contegno. Però allo stesso tempo ha dei suoi moti interiori che però cerca di, in un certo senso, di reprimere. Ha tutti dei suoi piccoli momenti, specialmente con Lucas, per il quale ha un trasporto anche abbastanza evidente. Il giorno dopo, Yasmin racconta a Lucas la sua storia. Ieri ho partorito. Non posso più restare in questa città. Non siamo in città qui. Siamo a casa mia. Yasmin ha appena partorito Mattias ed è stata scacciata dalla zia da casa perché ha avuto un rapporto incestuoso con il padre. Mi sembra una persona sincera, rude. Mattias è un bambino che è nato malforme e lei se lo tiene a sé come una coperta. Lucas le propone di curare il bambino, ma lei quasi si oppone, non vuole che venga visto, anche se lo ama molto. Clara, ma che ci fa qui? Non riuscivo a dormire, avevo voglia di vedere gente. Questa gente? Chiunque. L'altro personaggio è Clara, un personaggio evocato da Lucas nel secondo atto. È una bibliotecaria, è una donna molto tormentata che ha perso il marito proprio per una vicenda politica. E poi questa presenza ricorda a Lucas la madre. E un'altra figura è Sophie, la sorella di Victor. Victor pensa di riuscire ad abbandonare le sue dipendenze, che sono principalmente fumo e alcol, andando a vivere con la sorella, tornando a vivere con la sorella, che è la persona per lui più cara al mondo. Però lo controlla, lo vorrebbe come lui non è. Gli proibisce di bere, gli proibisce di fumare. Mi domando che cosa ne rimane dei tuoi soldi. L'hai svenduta la tua libreria e i pochi soldi che ci hai ricavato li spesi in alcol e sigarette. Ma il tutto finisce nell'opposto di quello che lui si prefigurava, in una tragedia. E l'altro personaggio poi è l'insonne, che in un certo senso è il doppio di Victor. Insonne che si affaccia dal balcone di fronte a casa sua e sta tutta la notte a guardare Victor. Victor gli versa da bere. Lucas vuota il suo bicchiere. Terodirezione è un metodo di scrittura live e di performance d'attore che consiste in questo. L'attore va in scena senza un testo a memoria, ma il testo viene
attraversa fisicamente l'attore attraverso un paio di auricolari, per cui c'è questa condizione strana di lucida possessione, quindi di essere in balia, una sorta di balia controllata di chi è lì, che non sa esattamente quello che lo attende, perché deve in qualche modo farsi interprete di quello che sente, farsene attraversare come fosse un'antenna vigile e restituirlo sotto forma della sua traduzione umana, fisica, dandogli qualità, colore. Oltre al testo dello spettacolo che ci arriva, diciamo, in uno delle orecchie, nell'altro orecchio ci arrivano le direzioni, diciamo, fisiche. La ricerca di un gesto non è casuale e Luigi lavora assieme all'attore in questo. Performer ha alcuni appuntamenti che però può decidere posizionare a livello gestuale rispetto al testo, all'intenzione che lui mette in questo testo, ovviamente secondo una partitura di sincronismi che devono funzionare. Quando provi per la prima volta le griglie che ti vengono poi mandate e con tutti gli impulsi audio che ti vengono mandate, lì non sei a tuo agio, ma secondo me la tendenza dell'attore è quella di riuscire a mettersi a proprio agio. Mi domando, non è che non sto facendo niente, che è una tipica domanda che però l'attore si porta sempre con sé, no? Fai troppo, fai poco, non sento questa eterodirezione appunto come una zampona imposta sulla mia possibilità di attrice di esprimermi. Sento che sia una via disegnata come appunto un paesaggio, io entro in un paesaggio che è disegnato. Rolino Bobardi dice una cosa, parla del tempo come un groviglio meraviglioso e noi in qualche modo siamo detti, ma in effetti questi tre libri sono un groviglio meraviglioso, tanto che quello che abbiamo costruito è un groviglio meraviglioso da tanti punti di vista, nel senso che dal metodo che utilizziamo anche solo per la recitazione, questo fatto che gli attori sono come governati da dei fili, però le stesse immagini dei video che abitano il Teatro Studio Mellato sono come delle icone che sono anche esse tirate da fili, molto letteralmente, perché sono delle persone che muovono delle corde, quindi c'è un salire, un scendere, c'è una dinamica molto grande, ma che fanno parte di questa grande matassa. Il terzo atto è il momento dello disvelamento della verità, in realtà ancora di più questi piani, la compresenza degli spazi e del tempo si complica e diventa ancora più aggrovigliata, ma allo stesso tempo per permettere tra le pieghe del groviglio di vedere quello che forse è la verità. Lucas nel terzo tempo è il fratello gemello forse che cerca il suo doppio, il suo gemello Klaus. Mi chiamo Klaus e sto cercando mio fratello Lucas. Lei lo conosce? Le ha certamente parlato di me, di suo fratello Klaus. Sì. Mi ha spesso parlato di lei. Ma devo confessarle che non ho mai creduto alla sua esistenza. E poi si arriva al terzo libro, dove lavoro su Klaus, quindi il fratello gemello che rimane con la madre, il fratello di Lucas. Mamma non se ne vuole andare. Pensa che sia l'unico posto in cui Lucas ci possa ritrovare quando tornerà. Infatti è proprio qui che ci ha trovati. Se è davvero lui, ma è davvero lui. Interpreto un'infermiera, molto dolce, preoccupata per Klaus, un'altra donna incinta, ed interpreto Antonia, che accoglie il gemello che ha passato la frontiera per dargli una famiglia. Nel terzo atto è come entrare e uscire da un sogno, nel senso che cambio personalità molto spesso. Si passa dalla figura di un medico che compare nel romanzo, divento il padre anziano, sempre però con il fil rouge di Peter. Leggendo questo testo è come se tutti i personaggi fossero delle facce dello stesso prisma, come se fossero delle diverse sfumature di un'unica persona. Nulla prova che lei sia Lucas. Se ne vada. Vattene. Sparisci. È un viaggio che abbiamo fatto insieme, un ensemble di persone con ognuno la sua prospettiva che si mette insieme e che prova a mettere questo groviglio meraviglioso a disposizione di tanti sguardi e
a tirare dei fili tutti insieme, ecco. Io ho sempre pensato che la vostra arte fosse perturbante. No, perturbante nel senso proprio nella non gratuità delle scelte, certo, certo, di che cosa dire, no? Cioè io non mi allontano da questa forma eventuale di violenza, perché è una violenza che permea le nostre vite e che anzi, secondo me, la nostra arte deve affrontare. Mi sembra molto più violento appunto l'indifferenza, la volgarità, l'appiattimento. Se il teatro riesce a essere perturbante nel senso di smuovere e di colpire anche alla pancia, questo è il suo scopo. Che cos'è un essere umano di fronte a certe cose? È meschino, sì, ma ci sono dei motivi, delle ragioni. È cattivo, sì, ma cioè ci sono dei motivi, delle ragioni.